Bentornati sul canale Non aprite questo blog, io sono il Gonz e oggi sono qua per parlarvi di Omen Film Collection, che è un'edizione della Midnight Classic di Midnight Factory uscita recentemente in home video. È un'edizione veramente spettacolare e contiene uno dei film più belli della storia del cinema horror, che è The Omen di Richard Donner del 1976. Look at me, Damien. It's all for you. Apriamo un po' l'edizione e poi vi parlo dei film e di questa fantastica limited edition della Midnight, che veramente c'è una marea di roba dentro. Intanto c'ha, come tutti, credo tutti, sì, i Midnight Classic, ha il librettino porta dischi, ve lo faccio vedere velocemente. Qui abbiamo il primo film, il secondo, il terzo e il quarto. Il quarto che in realtà è una specie di remake o reboot del primo film. E poi c'è il CD con i contenuti extra, di cui vi parlerò tra poco. Allora, The Omen è il presagio, film del 1977, è un film veramente strepitoso. È un film che vanta la partecipazione nel cast, comunque il protagonista è Gregory Peck, ci sono tanti altri attori piuttosto famosi per l'epoca, insomma gente navigata, però Gregory Peck in questo film, che non è un film molto nelle sue corde, cioè, è un po' un film anomalo per la sua carriera. Ci sta da Dio in questo film perché lo porta la sua classe, insomma la sua grande presenza di attore dentro un film che, come è nato, doveva essere una cosa un po' più horror, e col tempo è diventato invece nella realizzazione un film molto sofisticato e molto bello. La storia, potrebbero esserci spoiler perché ragazzi, cioè non è che si può parlare di film del 1976, 78, eccetera, e non spoilerare, cioè. Comunque cercherò di non spoilerare troppo. Un politico che sta cercando di avere un figlio con la moglie, il figlio muore durante il parto e il prete gli propone di sostituire il figlio con un bambino orfano, senza dire una mazza alla moglie. Quindi praticamente gli rifilano un altro bambino e poi si scoprirà che questo bambino è un po' strano, insomma. Succedono un sacco di episodi particolari. Ah, non vi ho fatto vedere le cartoline dell'edizione. Tanto vi faccio vedere, ci sono un po' di cartoline di tutti i film, veramente molto fighe. Succedono degli episodi, insomma, terrificanti, che però hanno quest'aura un po' di maleficio, un po' però sono comunque incidenti che sono potenzialmente possibili e credibili. Questo è, secondo me, il fascino di The Omen, il primo film, cioè il fatto che noi sappiamo che il bambino, se no non si chiamerebbe, il film non si chiamerebbe The Omen, il presagio, eccetera, eccetera. Noi sappiamo che il bambino ha qualcosa di malefico, ma per come è raccontata la storia, potrebbe essere semplicemente vittima di eventi sfortunati. Muoiono delle persone. Lui è molto piccolo, quindi non si rende neanche troppo conto di quello che fa o di quello che succede. La storia si rivela veramente drammatica. Infatti, è un horror che io considero molto anche un film drammatico thriller. È veramente drammatica la storia di questi due genitori, i risvolti che ci saranno nel finale. Veramente triste, proprio triste, triste, triste. Ci sono delle componenti, diciamo, di mistero da scoprire, insomma, nel film. Quindi è veramente intrigante dall'inizio alla fine. Veramente scritto bene, diretto bene, interpretato alla grande. È un film, tra l'altro, con notevoli scene di morte splatter. Insomma, ce ne sono due o tre abbastanza belle, tra cui la famosissima scena della decapitazione. Che dire, cioè, questo è un film assolutamente da avere. Vederlo anche oggi regge tantissimo, veramente spettacolare. Ha fatto il botto il film quando uscì, e per questa ragione la 20th Century Fox decise poi di fare il secondo, il terzo. Il secondo film, per me, questa edizione qua, solo perché contiene il primo film rimasterizzato e tutto, poi ci sono anche i vari contenuti extra all'interno di ogni film, di ogni disco.
più il CD con i contenuti extra. Solo per il primo film vale un botto. Ma devo dire che però gli altri due sequel, per quanto non siano riuscitissimi, cioè non sono riusciti come il primo, non sono male come film, sono abbastanza piacevoli da vedere. E poi secondo me godono del fatto che uno rimane molto affascinato dalla storia di, del primo film, di The Omen. Il bambino comunque prosegue la sua crescita e quindi la curiosità in effetti gioca un ruolo importante. Nella maledizione di Damien vediamo appunto Damien cresciuto e vivere praticamente in affidamento dallo zio. Anche qui troviamo un attore piuttosto noto che è William Holden, un altro grande attore insomma di quell'epoca, e Jonathan Scott Taylor nei panni di Damien Thor. Insomma, questo giovane attore io l'ho apprezzato tantissimo perché ha una faccia veramente strana. Credo che il casting sia stato fatto bene in questo film. Purtroppo non ha una storia così intrigante, però sono riusciti in qualche maniera, tramite appunto una serie di eventi nefasti, piuttosto splatter e horror appunto, e altre vicende, insomma altri tra virgolette colpi di scena, sono riusciti comunque a creare un film abbastanza godibile, però appunto ben lontano dalla magnificenza del primo film. La maledizione di Damien ha due registi, perché uno è stato scalzato dall'altro durante le riprese, e sono Don Taylor e Mike Hodge. È comunque un buon film, è diretto abbastanza bene, a me non è dispiaciuto affatto, non è il capolavoro che è il primo film. Qua l'attore che fa Damien ragazzino, piano piano Damien in questo film inizia a avere consapevolezza di chi è, perché lui non si è reso tanto conto di essere l'anticristo. In questo film si renderà conto di chi è, quindi questa parte comunque è interessante. Poi come nel primo film c'è una componente molto bella che a me piace, che sono questi adepti che non si sa dove saltano fuori, ma saltano sempre fuori, che ruotano intorno a Damien e lo aiutano, lo salvano, lo proteggono. È molto inquietante come cosa. E quindi insomma questo qua, che è un film che è uscito 2 anni dopo, è andato un po' meno bene, è comunque un film piacevole e si lascia guardare. Il terzo film, Conflitto Finale, il 1981, diretto da Graham Baker, è un film come fattura sicuramente inferiore al primo ovviamente e al secondo, ma con delle componenti molto interessanti dal mio punto di vista. Innanzitutto qua troviamo Damien cresciuto a 33 anni, come l'età di Cristo quando viene crocifisso, e l'attore che lo interpreta è Sam Neill, che è il... vabbè, lo conoscete. Seme della follia, insomma, questo diciamo penso sia un ruolo che lo ha fatto insomma conoscere un po' di più. È un attore che ha veramente una presenza magnetica, a me piace molto. Infatti in questo film Conflitto Finale lui fa gran parte del film, nel senso che se non ci fosse stato lui secondo me sarebbe stato veramente inguardabile, perché non è diretto benissimo, è un po' pasticciato, ci sono delle scelte un po' bizzarre, però la storia è interessante semplicemente per il fatto che tutta la vicenda di Omen e di Damien Thorne, l'anticristo, ruota sempre intorno alla politica. Questo è un aspetto molto interessante della saga di Omen. Ci sono poi, a mio avviso, veramente troppi riferimenti religiosi, nel senso votati proprio a chi crede in Dio e chi è cattolico, quindi il film è proprio sul finale, soprattutto una manfrina gigantesca sul bene che vince sul male, eccetera eccetera. Quindi a me quella parte lì mi ha fatto un po' pena, però insomma il diavolo visto come un'entità umana, che è una specie di appunto di messia, figlio del diavolo, che arriva sulla terra, si innamora addirittura di una donna, umanizzato, molto umanizzato, è molto interessante. E qua si conclude ufficialmente la saga di Omen, nel senso che si conclude proprio, non vi sto a spoilerare perché, ma potete immaginarvelo. Poi qualche anno dopo io non so perché l'hanno messo dentro, perché veramente non ci trovo nulla di valore. È veramente un film orrendo, ed è Omen 4, Presagio Infernale. Per quanto sia un sequel, perché se no non lo chiamerebbero Omen 4, ha l'aria di un remake reboot, cioè dove praticamente ha l'aria, perché poi bisogna vederlo per scoprire che in realtà non è così. L'anticristo in teoria è una bambina, Delia,
ci sono sempre due genitori, non riescono ad avere figli, la solita storia, insomma, lui è un politico. Ci sono degli aspetti anche interessanti nella trama, ma di per sé è un grandissimo pasticcio. La regia anche qua è stata suddivisa tra Dominique o Thien Girard, non so come cavolo si pronuncia, e Georges Montesi. Comunque, insomma, questo poi è un film per la TV, nel senso che proprio la Fox, non la Century, proprio la Fox ha voluto fare un film per la TV, ma è venuto fuori una ciofeca, veramente un film TV becero, recitato male, scritto male, diretto male, veramente una ciofeca di proporzioni inaudite. Detto ciò, non so perché Midnight ha messo dentro anche il quarto film, secondo me era perfetto con i tre film, però, ed è una cosa che non capisco, però un problema mio se non la capisco, però di per sé chi se ne frega, c'è. Ed è veramente una collezione completa, quindi va bene così. Secondo me è veramente, veramente figa. In più, mi sono sparato tutti i film uno dietro l'altro. Sono sicuro che il modo migliore per apprezzare anche gli altri due film, no? Quindi il secondo e il terzo, è proprio farsi una maratona. Nel senso che, presi dall'entusiasmo del primo capitolo, che è veramente un grandissimo film, ci si gode di più gli altri due se si guardano subito, in modo da essere ancora un po' così avvolti dal fascino di questa storia stupenda. Vi consiglio di guardarli così, li apprezzerete di più. Poi potete anche non guardare Omen 4, perché è veramente una roba orrenda, oppure potete guardarlo tipo serata birra e popcorn con i vostri amici e vi fate quattro risate. C'è anche un fantastico CD con i contenuti extra infiniti, di cui io sono riuscito a guardare un lunghissimo, lunghissimo documentario sulla saga di Omen. Parla di tutti i film, cioè dal primo al 4. È veramente figo. Siccome non ho sempre molto tempo per vedere tutti i contenuti speciali, io di solito vado a individuare quelle che sono le cose più belle. E secondo me questo è da guardare assolutamente. Cioè, se prendete questo cofanetto, guardate il documentario che c'è nel CD degli extra. E poi, che ho iniziato a vedere, ma l'ho stoppato, lo finirò più tardi, un'intervista piuttosto lunga, insomma, di qualche minuto, a Wes Craven sulla saga su Omen, per cui quella merita assolutamente, perché Wes Craven, che è un genio, che parla di un altro grande film, sono sempre bei momenti, insomma, da godersi. Vi lascio il link per comprare questa fantastica edizione della Midnight sotto nel video. Che vi devo dire? Vi direi questa cosa qua, perché secondo me Omen si presta di brutto. Non riesco mai a rimettere a posto le cartoline. Omen si presta di brutto a parlare di un argomento, cioè il credere o non credere al diavolo, Dio, i fantasmi. Credere o non credere appunto a tutto quello che è soprannaturale, insomma, non che è soprannaturale, che si ritiene sia soprannaturale, qualcuno ci crede, qualcuno ci ha scritto delle cose, qualcuno sostiene di aver visto delle cose. Insomma, con tutto il rispetto per chi ci crede, io non ho mai capito perché bisogna. Omen è perfetto, perché io, per esempio, non sono credente, non credo in Dio, non credo nel diavolo, non credo nei fantasmi, non credo nelle presenze, non credo neanche negli alieni. Forse ecco, proprio giusto la cosa che potrei non escludere è l'esistenza degli alieni, ma è una mia credenza che non si basa su nulla, quindi su niente di scientifico. È una mia sensazione. Se proprio devo credere all'esistenza di qualcosa che non è mai stato visto, adesso poi arriveranno tutti gli alienologi, no? Come si chiamano, tutti gli ufologi, qua sotto del come è mai stato visto? È pieno di documenti. Comunque, non credo in niente. E questo qua è secondo me un tema interessante, nel senso che io non credo in niente, ma amo tantissimo i film di fantasmi, di appunto come questi religiosi dove si parla della venuta del diavolo. Non penso che bisogna essere credenti per apprezzare dei bei film fantasy, horror, thriller, che trattano comunque il soprannaturale. Del resto, non è che uno guarda, per esempio, Ragazzi Perduti e dice: ah, mi piace questo film, eh sì, perché credo ai vampiri. Non mi piace Ragazzi Perduti perché credo ai vampiri, ma mi piace perché è un bel film. Allo stesso modo, penso che possa piacermi Il Signore degli Anelli senza credere nell'esistenza delle fate, degli hobbit, eccetera. Anche se purtroppo esistono veramente delle persone che, insomma, passano le giornate a dire: sì, ho visto la fata, esistono le fate, esistono i troll, esistono le streghe, esistono. Tutto esiste, secondo questa gente qua. Io spero che il cinema horror sia sempre meno frequentato da persone che
Non guardano questi film per la loro, diciamo, valenza narrativa, artistica, ma perché credono veramente che esistano i fantasmi, eccetera. Cioè, se credete in quelle cose, andate nei vostri format a guardare i vostri video sfocati del niente, perché questi sono film. Chi fa questi film non crede nei fantasmi nella maggior parte dei casi, cioè, è semplicemente gente che fa dei film e sa che cosa ci piace, su cosa puntare, quindi questa è un po' la mia idea. Quindi io amo tantissimo i film come L'Esorcista, appunto, come Omen, perché appunto, nonostante io non sia un credente, riescono comunque a coinvolgermi e a farmi avvolgermi nella storia, farmi, per un attimo, farmi credere che quello che c'è qua, questa storia, sia vero. Mi raccomando, tenete vicino il crocifisso, aglio sulla porta di casa, sale, non so se si mette il sale, cose così per non far entrare gli spettri. Fate tutte le vostre cose per proteggervi, io continuo a guardarmi i film horror senza credere a ste cacate. Questo è tutto per quanto riguarda la fantastica saga. Fantastica, sì, perché alla fine nel complesso i tre film sono presi insieme, non sono niente male. Questo è tutto per la mia recensione, tra virgolette. Insomma, vi ho detto quello che penso dei tre film, 4, e del cofanetto della Midnight, che è meraviglioso. Se volete comprarlo, vi lascio il link in descrizione per l'acquisto su Amazon. Iscrivetevi al canale se il video vi è piaciuto, mettete like, lasciatemi un commento con il vostro parere sui film, sull'edizione, se volete chiedermi altre cose, eccetera. Cliccate sulla campanella per ricevere le notifiche e ci vediamo al prossimo video. Ciao!